Also wie die Greta zur Welt kam, war die Diagnose für uns sehr überraschend. Wir wussten vorher nicht, was auf uns zukommt. Und natürlich im ersten Moment waren wir etwas schockiert und auch traurig. Quando Greta è nata, la diagnosi per noi è stata qualcosa di inaspettato. Non sapevamo cosa sarebbe accaduto e soprattutto all'inizio siamo rimasti scioccati e molto tristi. Erano tanti i pensieri e le preoccupazioni. Per il primo anno è stato un susseguirsi di continue visite e accertamenti. Volevamo sapere tutto, nei minimi particolari, e la nostra attenzione era focalizzata quasi esclusivamente sui deficit di Greta, sulle difficoltà, cosa le mancava, cosa avrebbe vissuto. E poi una cosa strana. Guardandola, era una bambina come tutte le altre, ma faceva nascere in noi tante preoccupazioni e paure. Irgendwo sieht man da dieses Kind, das eigentlich den Anschein macht im ersten Moment, als würde ihm gar nichts fehlen und doch so viel Sorge und Angst mit sich bringt. Quella che avete appena sentito è la testimonianza di una delle centinaia di mamme che anche in provincia di Bolzano devono affrontare una dura realtà. E cioè essere genitore di un bambino con una disabilità. Una sfida veramente difficile che cambia la vita, ma anche un'opportunità di crescita, un'opportunità di cambiare prospettiva sul mondo. E tutto questo grazie anche al servizio offerto dall'azienda Servizi Sociali della provincia di Bolzano su incarico della ripartizione politiche sociali, ufficio persone con disabilità. Bolzano, via Canonico Michael Gamper. Ute Gebert è la persona che si occupa del progetto Sostegno Familiare e Intervento Pedagogico Precoce per Bambini con Disabilità. Un progetto nato in stretta collaborazione con l'associazione Lebensilfe e AEB, Associazione Genitori di Persone in Situazioni di Handicap. Un progetto pensato per quelle famiglie che si trovano ad affrontare una sfida che in molti temono. In Alto Adige abbiamo circa 250 bimbi da 0 a 6 anni che nascono o crescono con una disabilità. Noi come provincia sappiamo che queste famiglie hanno da affrontare una nuova situazione e che hanno bisogno, così almeno ce lo hanno sempre anche comunicato, hanno bisogno di un aiuto in questo loro nuovo percorso e queste nuove sfide che hanno da affrontare. I bambini stessi in Alto Adige hanno tanti servizi che li accolgono, servizi sanitari come la neonatologia, la riabilitazione, tutti i pediatri che aiutano questo bambino dal punto di vista della salute. I genitori però si sentono spesso da soli ad affrontare tutto quanto. Ci spostiamo fuori città, siamo tra Bolzano e Merano. Heidi Zanot è una delle operatrici del servizio Sostegno Familiare e Intervento Pedagogico Precoce per Bambini con Disabilità, operatrici attive sul territorio. Oggi è impegnata nella sua visita settimanale ad una delle famiglie da lei seguite. Andiamo a vedere quali sono le particolari esigenze del bambino. Questo significa, in modo molto concreto, andiamo a casa delle famiglie, troviamo un posto o la stanza del bambino oppure il soggiorno. Importante che ci sia sempre un genitore, normalmente la mamma. Ci sediamo e proponiamo un gioco, un'attività e insieme al genitore andiamo a vedere quali sono le esigenze ma anche cosa sa fare, cosa non gli piace. Per esempio ci sono dei bambini che non è che non sono capaci di fare, ma magari hanno bisogno di più tempo per attivarsi e sapere che il proprio bambino riesce ma ha bisogno di più tempo, questo aiuta per lo sviluppo, appunto, per l'esplorazione e lo sviluppo del bambino. Der erste Eindruck war einfach, es war total unkompliziert. Also ich habe beim ersten Anruf gleich Kontakt mit Heidi bekommen. La prima impressione è stata che tutto fosse molto semplice, nessuna difficoltà. Già la prima chiamata ho avuto il contatto di Heidi, nessun ostacolo burocratico e dopo una settimana Heidi era già qui da noi. Quello che mi è piaciuto è stata la possibilità di evitare di andare noi in un centro, in una struttura, ma aspettare l'arrivo di Heidi in casa. Greta poteva rimanere nel suo ambiente familiare e poteva fare quello che chiedeva Heidi. Non è che lo doveva fare, ma poteva scegliere. E per me è stato un sollievo, quasi una benedizione, vedere una bambina che riusciva a divertirsi.
Come si possono divertire tutti i bambini, ma questa volta era la mia bambina ed è stato bello. Ja, das war für mich als Mutter eine Wohltat, ein Kind zu sehen, das Spaß haben darf. Eigentlich wie alle Kinder dürfen Spaß haben und jetzt darf mein Kind auch Spaß haben. Das war schön. Il servizio di sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità è attivo sull'intero territorio provinciale, è gratuito ed è pensato per i bambini fino a 6 anni. Un obiettivo è quello che i bambini trovano il giusto posto in questo sistema della famiglia, che i genitori non si sentono soli, hanno informazioni, hanno qualcuno con cui parlare dei loro problemi, hanno qualcuno che con loro osserva il bambino, aiuta a tradurre tutte le indicazioni mediche nella quotidianità, a qualcuno che offre una mano a fare tutti questi passi che una famiglia deve fare quando deve affrontare questo nuovo percorso. Quando una famiglia deve confrontarsi con le difficoltà di una disabilità del proprio bambino, sono molti gli ostacoli da superare. Faccio un esempio, una mamma che ha un bambino con sindrome di Down e per la prima volta si sente di uscire per fare una passeggiata. Sembra banale, però se la mamma magari vive al sesto piano, ha anche altri figli, come organizzare e nello stesso tempo anche come affrontare un'uscita l'incontro con persone che si avvicinano e vedono che il proprio figlio è diverso. Was in meinem Leben grundlegend verändert wurde, wurde vor allem meine Haltung zu Greta. Quello che è cambiato è stato il mio atteggiamento nei confronti di Greta. All'inizio ho avuto difficoltà ad accettare la situazione e molto era dovuto al fatto che non capivo il modo di comunicare di Greta. Heidi mi ha invece insegnato a capire come posso interagire con mia figlia. Ero fuori dalla stanza e ho sentito che Heidi e Greta comunicavano. E ho così capito che Greta era una bambina, non una bambina con sindrome di Down, ma era Greta con tutte le sue capacità. Einfach als das Kind sah und nicht mehr als ein Kind mit Down-Syndrom, sondern es war einfach Greta mit all ihren Fähigkeiten und ich verstand sie. Il successo del servizio sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità non nasce per caso. L'attività di coordinamento si unisce ad una lunga e professionale formazione delle operatrici e degli operatori. La qualità delle prestazioni offerte è ai vertici a livello europeo. Noi riusciamo ad affrontare queste grandi sfide con i genitori perché abbiamo alle spalle una formazione, una specializzazione che ci prepara ad accogliere i genitori ma anche ad affrontare con loro le varie tematiche. Importante da sottolineare è che noi non facciamo terapia, non imponiamo dei giochi, facciamo esercizi, ma proponiamo delle attività che fanno emergere le capacità del bambino e le sue abilità. Questa specializzazione che si chiama Frühförderung, cioè noi siamo delle Frühförderinnen, in Italia ancora non esiste, quindi la formazione è stata fatta, per quanto mi riguarda, a Vienna, le mie colleghe a Innsbruck, e dura 3 anni. I risultati di un servizio come sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità sono davanti agli occhi di coloro che hanno contatti con le famiglie che devono affrontare la sfida più importante della loro vita. E sono le stesse famiglie a dare un prezioso consiglio a coloro che si trovano nella stessa situazione. Einen Rat, den ich vor allem anderen betroffenen Eltern geben möchte, ist Il consiglio che mi sento di dare agli altri genitori è quello di non perdere tempo, rivolgersi il più presto possibile a questo servizio. Prima è, meglio è. Bisogna imparare a conoscere il bambino. È un grande sostegno avere qualcuno che ci aiuti a vedere il nostro bambino. È una ganz schöne Begleitung sein kann, wenn man Hilfe bekommt, dieses Kind zu sehen.
Siamo in chiusura del nostro approfondimento dedicato al progetto di sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità. Tutte le informazioni sono a vostra disposizione sul sito internet all'indirizzo www.provincia.bz.it/politiche-sociali e www.aziendasociale.bz.it.